Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti all'ottava puntata di Pensa Diverso. Ospite Pasquale Sorrentino, vice sindaco a San Giovanni a Pilo, ma anche consigliere provinciale neoeletto, rieletto, quindi poi parleremo anche di questo. Ma la prima domanda che ti voglio fare, Pasquale, è sul Partito Socialista e la maschera, che Ah, sì. mi incuriosisce molto, no? Allora, il Partito Socialista è un partito nella storia d'Italia glorioso ed è questa storia del Partito Socialista che io mi riferisco ai grandi nomi, no? Da Pertini a Riccardo Lombardi, poi c'è stata forse anche una certa deriva, però, e viene ricordato forse più con Mani Pulite, eccetera, però, ma la storia del Partito Socialista è la storia d'Italia. Ecco, vuoi chiarire un po' anche questo aspetto? Innanzitutto grazie per l'invito, grazie Gianfranco. Tra l'altro siamo talmente abituati che avevo dimenticato di toglierla, pur avendo una distanza, come dire, opportuna tra di noi. Certamente io ringrazio Cilento TV, l'editore, Opera per l'invito tuo tramite, che è comunque per me un momento di grande affetto. Perché a Cilento TV sono stato sempre legato da una militanza vera e propria, quasi come quella all'interno del Partito Socialista Italiano. Anzitutto ti ringrazio anche per il titolo che hai dato a questa trasmissione, che è Pensa Diverso. A me piacerebbe già soltanto che si pensasse, perché il pensiero è diventato abbastanza opzionale. Sul Partito Socialista non basterebbe una puntata intera. Io mi limito a dire che non basta oggi dire anch'io sono stato socialista, io ho sempre avuto un pensiero socialista, nella mia famiglia si è votato il Partito Socialista. Il Partito Socialista Italiano è vivo e vegeto ed è retto da un segretario giovane, un mio coetaneo, che un segretario nazionale che è di Salerno, che è l'ex consigliere regionale Enzo Maraio, che non si è più ricandidato alla regione proprio per lasciare spazio e per costruire un qualcosa di diverso, una classe dirigente nuova. Il partito è nella condizione oggi di dire la sua in tutta Italia. Abbiamo di recente avuto le elezioni provinciali, abbiamo eletto presidenti di provincia, abbiamo eletto consiglieri provinciali, abbiamo il gruppo al Senato, parteciperemo alla consultazione alle consultazioni, alle attività che porteranno al nuovo Presidente della Repubblica. Non ci sono i numeri di una volta, ma non ci interessa, perché a quei numeri vogliamo ritornare e lo facciamo con una militanza. Io non mi potrei vedere che lì, non potrei che stare nel Partito Socialista che mi ha eletto alla provincia di Salerno con l'ultima tornata, ma rieletto. Io ero candidato anche l'altra volta, dove per un niente non riuscimmo a guadagnare il seggio. Poi chiaramente sulle elezioni provinciali c'è da fare una riflessione sul voto ponderato, che non mette tutti i consiglieri comunali nella Ma anche stessa l'elezione del condizione. presidente, insomma, un po' Esatto, le due cose disgiunte. Quella è stata una delle riforme, la riforma secondo me sbagliata sbagliatissimo. che fece Del Rio, la Del No, Rio. E sbagliato. però siamo qui, quindi ti ringrazio per questa domanda. Il PSI vuole essere e sarà presente con liste proprie in tutte le competizioni elettorali. Beh, io ti voglio un po' pungolare, però facciamo solo un piccolo passaggio, no? Di un mio pensiero personale, devo dire. Allora, però che riguarda il Cilento in particolare, cioè a me piace pensare a sinistra, di sinistra, perché per il mio passato di un certo tipo, ci sono formazioni tipo Potere al Popolo, ma anche Rifondazione Comunista, eccetera, non tocchiamo palla, siamo pochissimi, eccetera. Ma che ne pensi di una federazione, che almeno, come dire, che ci unisca a livello di pensiero, solo per il Cilento, giusto anche per confrontarci, per scambiarci delle opinioni, per crescere, no? Per far crescere anche una classe dirigente, no? Cosa ne Gli pensi? strumenti costituzionali e i dettami costituzionali riconoscono nei partiti il luogo eletto per fare politica. Quindi parli con chi ha una tessera dal 2004 e con chi crede nei partiti, con chi ritiene i partiti uno strumento prima educativo e poi politico. Fatta questa premessa, mi viene spontaneo dirti che le federazioni di sinistra nella storia si sono sempre costruite nelle stanze a Roma. Se dovessero partire
nelle piazze e tra le persone avrebbero sicuramente un destino migliore. Se occorre federarsi per parlare di quello che sarà, l'argomento secondo me ha una linfa. Se diventano uno strumento per nomenclare poi la futura classe dirigente, è una sconfitta in partenza. Questo è il mio pensiero. Fermo restando che ognuno si deve, con il suo essere. Uno deve, di fondazione comunista, non è questo il punto, ma proprio come pensiero, per costruire proprio un pensiero di sinistra, per un'alternativa vera. Ma è evidente che ormai l'Italia è un paese tripolare, io non credo nel bipolarismo, ti voglio subito sgomberare il campo da questo tipo di schieramento. Ecco, la formazione per me, c'è un centro-sinistra ampio, c'è un centro-destra che oggi al momento in Italia rappresenta quanto di più demagogico ci possa essere, e poi ci sta una parte al centro dove comunque c'è gente che non si riconosce né a destra né a sinistra, atteso che il Movimento 5 Stelle, che negli ultimi anni è stata la vera novità, poi non dico io se è positivo o negativo, io ho il mio pensiero, però di fatto ha rappresentato una novità il Movimento 5 Stelle, è indiscutibile, e che comunque dovrà capire dove andare, insomma, a collocarsi. Certo è, parliamo di partiti che a livello nazionale hanno cambiato opinione su tutto. Mai con quello e si è messo con quello. Basta, non dire, voterò mai questo e l'hanno Berlusconi. Votato. Vabbè. Non mi riferisco solo al 5 Stelle, per essere chiari. Voglio dire, è chiaro che dal mio punto di vista, che mi sono sempre trovato a confrontare con le persone, i patti, se di patti si può parlare, li ho sempre stretti con la gente piuttosto che con le segreterie. Ok. Una domanda. Veniamo un po' alla situazione locale, però è un cavallo di battaglia di questa trasmissione, no, da tempo, noi parliamo sempre di una fusione dei comuni, cioè uno dei problemi del Cilento, tra i tanti problemi, però ce n'è uno in particolare che secondo me viene sottovalutato, e cioè che secondo me le comunità di San Giovanni a Piro, di Camerota, ma anche di Celle, di Centola, o anche di Pisciotta, Rocca Duriosa, sono comunità piccole. A me piacerebbe pensare a una fusione tra questi comuni. Tu che ne pensi? Te la lancio così. Allora, di fatto... La legge lo prevede, però è un processo lungo, parliamoci chiaro. Non è una cosa di domani. Nella forma sono già, diciamo, in atto delle unificazioni di servizio. Ci sono tanti servizi che si costruiscono in comunità. Chiaramente la fusione dei comuni rappresenterebbe, secondo me, qualcosa che, verso la quale dobbiamo tendere, perché sarà una necessità. Ci sono comuni di 300 abitanti che fanno fatica a definirsi ancora un comune. Se immagino un comune, faccio il nome, il comune di Salvitelle, retto da persone carissime, che per il quale il sindaco al mattino va a aprire il comune di fatto, perché ci sono le piante organiche ormai ridotte a zero. Non esistono più. Noi come facendo riferimento a quello che dici tu, abbiamo avviato da un po' di anni l'esperimento dei comuni del Bulgaria, e secondo me, dal punto di vista della relazione, l'unione dei comuni in questo caso non è la fusione. No, sono processi diversi, certo. È chiaro. Abbiamo avviato una relazione che secondo me ha avuto anche dei buoni risultati, certamente va ripresa e va rinforzata, non vi è alcun dubbio. Fermo restando che ogni paese deve avere un campanile, perché campanile significa storia e identità. Il problema è quando il campanile diventa campanilismo, perché diventa capacità irrazionale, fuori dal tempo, di ritenersi autosufficiente, indispensabile e il centro del mondo. Non è così. Il campanile, intendo dire, è quel luogo spesso immateriale in cui si ritrova una comunità in termini di identità, in termini di storia. Certamente la vera sfida del presente, non del futuro, la sfida è di oggi, non è del domani, è quello di ritenere il campanile del vicino anche il proprio campanile. Ok, veniamo al comune di San Giovanni a Piro. Sì. Tu sei assessore, se non sbaglio, alla cultura, al turismo, che è fondamentale, voglio dire, essendo un comune di mare. Come iniziative, no? Che cosa in questi anni? Parlami un po' dei tuoi risultati.
Devo dire che è sempre, come dire, irrituale parlare dei risultati in prima persona, Beh, questo sì, nel senso che però ti no, ma ti piace ringrazio, no, l'ombrellone di ciclone, poi la pittura, raccolgo la come domanda, dire, ecco. raccolgo la domanda e non scappo, anche se voglio dire, è ghiotta come occasione. Mi Benissimo. permetto però di dare un dato che è quello che secondo me è quello più importante, quello per il quale ho lavorato di più, ovvero quello di creare una suggestione, un'immagine e un brand che è quello di un comune in cui ci si può ritrovare tra cielo e mare. E spiego. Tra cielo e mare significa la capacità di trovarsi e di promuovere turisticamente un comune che ti può far ritrovare sul Monte Bulgheria, quindi ecoturismo, trekking e sentieri naturalistici, itinerari naturali, e dopo pochi minuti, diciamo io ho estremizzato dicendo in mezz'ora, ti puoi ritrovare nell'acqua dell'area marina protetta e quindi a Scario, passando per il paese museo di Bosco. Questo perché è la capacità nostra, ma anche dei comuni intorno, di vendere un prodotto, di proporre un prodotto che deve dare dei servizi e contenere i costi, ma non svenderli, perché altrimenti diventeremmo davvero fuori mercato, atteso che ormai è un mercato globale ed è un mercato in cui non si ragiona più attraverso le cartine geografiche, ma ormai il web la fa da padrone. Ma devo dire che sia San Giovanni a Pilo e quindi Scario e Bosco, ma anche Camerota, Centola e i comuni del Golfo, sul piano della comunicazione ci sono stati dei enormi passi in avanti. Il Cilento non è più confuso con il Salento, il Cilento è 2 anni, anche a causa o grazie, fate un po' voi, all'emergenza pandemica, che ha avuto un segno più, ma un segno più evidente, anche perché poi si assiste nelle condizioni peggiori alla difficoltà di non avere una stagione lunga, semplicemente molto perché molti operatori decidono di chiudere in maniera anche secondo me sbagliata. Più si sta in condizione di essere aperti, e sono le pubbliche amministrazioni che lo debbono fare a favore degli operatori, non il contrario, e più la stagione può essere allungata, secondo me anticipata più che allungata, perché per come è fatta Sì. l'Italia, culturalmente da settembre in poi non è più un mercato italiano, ma ci si affaccia ad altri mercati. Anticiparlo e diversificarlo con tutte le pause che ci sono durante un anno è sicuramente cosa possibile. Quindi questo brand tra cielo e mare, secondo me, è quello che più, sul quale io mi sono impegnato di più. Spero di aver raccolto, alcuni risultati. Lancio la palla in avanti attraverso quello che oggi vuole diventare un paese museo, che è una sfida che dobbiamo correre a Bosco, in cui quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di José Ortega, 1921-2021, beneficiata dalla mostra Ritratti di donna organizzata dalla Fondazione Crea tramite la direzione artistica di Don Gianni Citro. Abbiamo fatto questa mostra che ha avuto un grande successo nel periodo estivo, adesso stiamo riallestendo per la fase 2, fase 2 che traslocherà obbligatoriamente nel 2022, quindi ci saranno comunque delle iniziative che si faranno nel 2022, nonostante, diciamo, l'anno era il 2021, ma questi sono periodi di delirio Lo completo so. in cui programmare le cose è molto difficile. E in più, e chiudo, stiamo immaginando, abbiamo aperto una discussione per allestire, in virtù di quella che è una vocazione agroalimentare del territorio comunale, di fare un caseificio comunale che possa raccogliere la tradizione di pastorizia del Comune San Giovanni a Pilo e farne un prodotto tipico a marchio parco, in modo che tutto ciò che oggi funziona in maniera autonoma ed individuale possa ritrovarsi in un contesto pubblico. Questa è una sfida che ci siamo posti. Non siamo ancora molto all'inizio, però siamo all'inizio del secondo mandato e abbiamo il tempo per poterlo Mi fare. piacerebbe che questa sfida fosse raccolta anche dal nostro comune, di Camerota, ma anche in una visione forse più ampia cilentana, che poi è quello che a noi ci interessa di più. Diamo un paio di minuti la linea alla regia.
L'Associazione Culturale Opera vi augura di cuore un lieto Natale e un felice anno nuovo. Buone feste da Cilento TV. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Amica, scelgo bene ogni giorno. Cilento TV. Ufficio pubblicità 320 21 26 467. Cilento TV. Gli annunzi moda a Marina di Camerota, Vallo della Lucania, Sapri e Scario. MVA Connect di Montuori Mirco, località Masco 7, Santa Marina, Salerno. Telefono 0974 1926 087. Email info@mvaconnect.it. Spesa Amica. Scelgo bene ogni giorno. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consegnare il meglio ogni giorno. Spesa Amica. Salumi, carni, formaggi, frutta, vini e tantissimi altri prodotti sono selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Vieni a trovarci al supermercato Spesa Amica a Marina di Camerota, in via San Domenico numero 14. Spesa Amica, scelgo bene ogni giorno. Fabrics Pub, Marina di Camerota, via Bolivar, al fianco di Ottica Cele. Resta aggiornato sui fatti che ti interessano. Clicca www.cilentotime.it, un portale di informazione chiaro, esauriente, facile da leggere. www.cilentotime.it, cronaca, politica, cultura, sport, turismo, salute, ambiente e tanto altro. Seguici su Facebook, Cilento Time, il giornale online del Cilento. Editore Opera News. Cilento TV. Ufficio pubblicità 320 21 26 467. Cilento TV. Allora Pasquale, come di San Giovanni a Pino, ho visto che vi siete dati molto da fare per quanto riguarda la situazione Covid, come siete messi? Allora, per la verità, io in questi mesi, in questi anni,
purtroppo. 2 anni. Ho maturato di recente un convincimento che va completamente cambiato l'interpretazione di questa fase storica, sì. Perché immaginarla come una fase che inizia e finisce, no. Credo che sia un errore di comunicazione che sì. infonde delle illusioni e soprattutto delle distorsioni rispetto a un tema con il quale non dico che bisognerà imparare a convivere, ma non è neanche corretto immaginare alcune forme di comunicazione di gregge, non c'è. Che dicono dobbiamo salvare l'estate, dobbiamo salvare il Natale, dobbiamo salvare la Pasqua, non dobbiamo salvare un bel niente, noi dobbiamo capire come affrontare giorno per giorno questo fenomeno, che è un fenomeno per il quale si sono espressi in molti e male, e per il quale io rimango un passo indietro, anche perché se devo pensare a tutto quello che ci hanno dato in pasto trasmissioni nazionali e i virologi di destra o di sinistra, veramente mi viene, come dire, da prendere i libri di anatomia e di fisiologia e di biologia che pure ho studiato e per cui pure ho imparato delle cose e buttarli. Perché se c'è una cosa che non abbiamo mai detto abbastanza è che il rinforzo delle difese immunitarie e quindi la prevenzione all'aggressione virale passa attraverso 2 aspetti che andavano secondo me sviluppati molto più sì. che la diatriba sui vaccini, sui tamponi, sui reagenti, che ha fatto parlare tutti di argomenti di cui non capivano nulla. Questo secondo me è la cosa importante e sono le 2 cose che sono le vie del benessere, che possono essere le vie della nutrizione e quelle del movimento. La nutrizione, e noi siamo nel paese della dieta mediterranea, che mira ad avere un corpo sano attraverso una educazione alimentare che mira a consumare quello che produciamo e quello che abbiamo, e le vie della sedentarietà al contrario, cioè noi venivamo già da una stagione in cui i bambini erano obesi e tendevano alla sedentarietà, all'individualismo, a internet, agli smartphone. Quindi le persone debbono capire che il rinforzo delle difese immunitarie passa da una corretta alimentazione e da un movimento costante, quindi lo sport, l'attività fisica, l'assenza di sedentarietà, o meglio fare che ci sia il meno possibile la sedentarietà, non è più ormai più semplice. Ecco, questo momento è passato da chiudere le palestre, chiudere i centri sportivi, chiudere i teatri, perché anche la via della, come dire, l'allenamento dell'anima, della mente, quindi com'è possibile oggi immaginare stadi aperti e discoteche chiuse, queste contraddizioni incredibili, teatri, cinema e poi soprattutto categorie intere buttate in ginocchio che abbiamo fatto vaccinare le persone, abbiamo fatto munire di dispositivi di protezione, quindi spazi che potessero consentire la veicolazione delle merci, delle persone, e poi dalla sera alla mattina ad intere categorie che hanno fatto anche per esempio rifornimento per poter essere attivi, le abbiamo chiuse, così, senza un preavviso. Io quello, l'unica cosa per la quale, e chiudo, dammi altri 20 secondi, per cui non sono, come dire, sono un attimo impotente, e da amministratore locale mi sento anche doppiamente impotente per vedere quello che fa ad esempio il mio sindaco, il sindaco di San Giovanni a Pire, tutti i sindaci, tutti i giorni con questo bollettino di guerra e con questo, come dire, purtroppo con queste procedure di isolamento, sì. di revoca, è diventato una come dire, un'azione così farraginosa, quando poi in realtà l'argomento andava secondo me può essere ancora trattato in termini preventivi ed educativi. Quindi costruiamo una società sana, insegniamo ai ragazzi a fare sport in sicurezza, io non sto qui a farla bene. Insegniamo a promuovere una dieta mediterranea che è sperimentata ovunque come una via del benessere, e poi, come dire, altrimenti andiamo avanti a delivery, a pasti veloci, a vaccini, a reagenti, a tamponi, tutte queste cose. Questo è il punto. Non sono sicuramente stato sufficientemente chiaro, l'argomento complesso, invece, sì, certamente, però ripeto, poi oggi dire che siamo in aumento con i contagi è certo, si sovrappone l'influenza stagionale, il maggior numero di tamponi, la paura, la capacità di ognuno di noi di
potersi andare a fare un tampone. Sì. E a quel punto si fanno tamponi ed escono anche i positivi. Fortunatamente le varianti, sembra, perché io non mi addentro in questioni diciamo di natura medica, sembra che le varianti siano più sostenibili in termini di aggressività del virus, ma ripeto, siamo di fronte a un fenomeno che non è iniziato con un interruttore. Anche e non finirà con un interruttore, no. Quindi in questa fase bisognerebbe avviare una stagione di sana e responsabile convivenza e per farla, per chiarire la mia posizione, io sono per la vaccinazione, sono per spiegarle però le cose e sono per non criminalizzare chi non vuole vaccinarsi, ma per un approccio diciamo di confronto. Chiaramente penso che oggi sia necessaria un approccio di questo tipo. Ok, un problema che viene magari sottovalutato nei vari comuni, io parlo, non è che do addosso a nessun comune, però in tutto il Cilento, e qui veniamo al fatto che sei consigliere provinciale, è la viabilità. Secondo me è un problema enorme in tutto il Cilento, che abbiamo strade veramente messe male. Ecco, la provincia in questo caso cosa pensa di fare? La provincia anche di Salerno, delle scuole, perché sono delle deleghe, credo. No, sono delle deleghe, sono delle vere e proprie funzioni che ha la provincia, in primo luogo la viabilità, in secondo luogo l'edilizia scolastica, non la didattica, l'edilizia. La provincia è responsabile, gestisce 2500 km di strade di tutta la provincia, anche molte in concorso con la regione Campania. È circa 270, se non ricordo male, edifici scolastici, molti in zone ad alta densità abitativa. Sono delle funzioni per cui oggi va riconosciuto alla Regione Campania, che su questo argomento ha dato molte risorse alla provincia di Salerno. Certo è, tanto è stato fatto dalla provincia con presidente Michele Strianese, tanto resta da fare. È evidente che non si riesce mai ad arrivare a tutti, è qualcosa che, per cui la politica deve fare la sua parte. Io da consigliere neo rieletto certamente proverò a portare le istanze del mio territorio di riferimento, ma non soltanto, perché noi siamo stati... Spero che diventi assessore, un augurio. Allora, su questa non cosa, so se lo puoi dire, fare qualcosa. Io la giunta è una indicazione che è stata messa in finanziaria, non è ancora uno strumento in piena autonomia. Credo che sarà oggetto di una riunione di maggioranza che terremo di qui a poco. Ma al di là di questo, io ho sempre pensato che le cariche sono relative. Beh, quello che conta è il ruolo, il ruolo che tu porti. E oggi 100 amministratori locali che hanno sottoscritto e hanno dato forza alla mia candidatura, che ha raddoppiato i consensi rispetto alla precedente, quindi io rientro in provincia con una dote elettorale raddoppiata, con un mandato forte che certamente non farò non lascerò, no, così deve pesare, tanto per, come è giusto che sia. E devo dire innanzitutto grazie al Partito Socialista, che ha dato prova di essere una forza presente e in grande sviluppo, e questo è merito di un conterraneo di Camerota, che è Silvano Del Duca, il segretario provinciale, che ha allestito una forza politica molto credibile, ha eletto ovunque, ha rinforzato il gruppo consiliare provenendo da una recente campagna elettorale a Salerno in cui il folto gruppo da 3 con l'assessore 4, voglio dire, è un partito in salute che in provincia veleggia tra il 13 e il 14%. È forte, sì. E poi lasciatemi dire, non per secondo, ma con il valore che ha, che è un valore per me enorme, San Giovanni a Piro, con il sindaco in prima persona, che nel mio post ho definito un amico, che una persona che per un amico si butterebbe nel fuoco, ed è un sindaco Ferdinando Palazzo che è stato non dietro o avanti, è stato accanto a me in maniera dirompente, ha fatto una campagna elettorale che ha dato dei grandi frutti, lui e tutto il gruppo amministrativo. Quindi
sono due cose che viaggiano di pari passo, non ti riesco a dire quale è più importante. La mia è una militanza, ma è anche una militanza politica, perché io era la terza volta che mi candidavo, certo. E quando un sindaco ti sostiene per tre volte consecutive è perché c'è una squadra, è perché c'è un valore che ci unisce, è per il quale c'è un progetto comune, perché la vera forza è la convivenza. È molto semplice litigare. Litigare è la cosa più facile. Mandarsi a quel paese politicamente è quanto di più semplice e di più frequente può accadere, ma andare avanti nella diversità e nella ricchezza, quello è il vero valore aggiunto. San Giovanni a Pio, da questo punto di vista, poi non mi permetto di fare bilanci elettorali o politici, perché quelli spettano agli elettori, però dal punto di vista della visione, secondo me siamo stati un esempio, e lo siamo per altri comuni, quello di avere messo insieme delle persone con dei ruoli, perché il sindaco di un paese è colui che si assume le responsabilità sanitarie, amministrative e di sicurezza. E ti pare poco, Gianfra, immaginarti come l'autorità sanitaria più importante, certo, come l'autorità di pubblica sicurezza, sì, come l'autorità amministrativa, come colui che è responsabile della situazione sanitaria oggi, nel 2021, fine 2021. Penso che oggi fare i sindaci sia davvero un'operazione di grande coraggio, prescindere. Ma tantissimo coraggio. Il mio ringraziamento è a tutti i sindaci che hanno sostenuto la mia candidatura, e sono stati molti, e a tutti i sindaci che oggi resistono ed esistono, perché questa è una fase in cui, come bene dicevi tu all'inizio, raccolgo la tua analisi, quella dei ragazzi che non si avvicinano alla politica e che dovrebbero, perché poi non puoi delegare il tuo presente e il tuo futuro all'infinito. Dovrà arrivare il momento e il tempo in cui ognuno di noi, ciascuno di noi, deve dire cosa ho fatto io pensate per come il mio Cilento paese. Poi, perché se non pensiamo come Cilento, se ci, come dire, pensiamo solo come piccola comunità di San Giovanni o di Camerota, non andiamo da nessuna parte. Io credo che questo deve essere, come dire, un messaggio. Tra l'altro, sicuramente tu sei consigliere provinciale, provinciale appunto, no? I tuoi voti sono di tutta la provincia. Però mi piace che tu pensare che tu porti, come dire, la prerogativa anche cilentana, è giusto, certo, o no? In questo senso, soprattutto. Allora, io è dal 2013 che non so ancora con quale forza ci sono riuscito, anzi lo so ed è un fatto personale, io praticamente vivo a cavallo tra San Giovanni a Pio e Salerno. E per ragioni personali, familiari, abbiamo fatto una scelta qualche anno fa e quindi sto cercando di... Penso in questa fase finora di esserci riuscito, di mantenermi sia come dire, il livello amministrativo, perché devi essere presente sul piano locale, ma sono riuscito anche a fare una buona prestazione salernitana nel primo mandato, perché avevo la possibilità di farlo avendo, come dire, la possibilità di vivere a Salerno. Certo. E quindi la mia visione è sempre stata assai globale, con una grande identità sangiovannese prima ancora e poi cilentana. Ma poter dire, lasciami dire in maniera un po' orgogliosa, di dove sei, sono di Scario, quando parli in Campania o nel resto d'Italia, poter dire che sei del paese che ha come frazione è come borgo Scario nella sua straordinaria bellezza e Bosco nella sua straordinaria storia, è un motivo di grande orgoglio. Il Cilento è innanzitutto un'idea, l'idea che molti anni fa voleva portare il Cilento fuori dalla Campania, ma anche quella aveva aveva una storia, quella storia, anche quella aveva un senso, certo. Però secondo me portare la grande Lucania, il Cilento all'interno della Campania con una storia totalmente propria, è anche quella una bella sfida. Certo è, Gianfra, che quando il Cilento deve avere, come dire, deve osservare le stesse norme, le stesse ordinanze che osserva l'area metropolitana di Napoli, soprattutto in riferimento al Covid, molto spesso ci viene da riflettere, perché siamo aree totalmente diverse, ma questo è un augurio che voglio fare al Presidente della Regione Campania, a De Luca, un augurio di buon lavoro perché e di buon Natale, perché lui in un anno e mezzo è stato, secondo me, al centro di una vicenda che lo ha visto come protagonista
e lo ha visto come, anche come bersaglio, lo dico perché non è facile prendere delle decisioni, certo. Molto spesso le ha prese in anticipo, molto spesso come dire, le ha prese in totale autonomia, non condividendo quasi nulla, ma è il ruolo di chi deve avere l'onere delle decisioni. Certo, certo. Chi decide ha sempre una percentuale di errore più o meno grande, ma devo dire che in questo momento storico De Luca in primis e poi i sindaci secondo me vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questo anno e mezzo. Certo è evidente che si può fare sempre meglio. No, vabbè, ci mancherebbe. Però come dire, l'onere della decisione è sempre qualcosa di assai rischioso, e chi si assume il rischio secondo me almeno gli va riconosciuto l'onere del coraggio, ecco. Ok. Ci avviamo verso il finale. Una delle iniziative, tante iniziative che fate nel Comune di San Giovanni a Pino, ma ce n'è una in particolare che mi piace anche perché ci vengo ogni volta. Sì, è vero. L'equinozio d'autunno. Ecco, voglio chiudere con questa domanda qua. Cioè, veramente è un'iniziativa che poi vi ha fatto conoscere praticamente in tutto il mondo. Basti pensare a Patti Smith, ma non so, Fiore la Mannoia, che... Vecchioni, ma tanti, Gino Paoli, veramente degli artisti notevoli, ma non solo, ma anche altre iniziative. Ecco, quest'anno cosa prevedete? Se ci vuoi anticipare qualcosa. Allora ti ringrazio per... Anche per poi dopo facciamo gli auguri, no? Ti ringrazio perché domani è Natale, quindi... Per il gancio che mi dai. Allora, tra l'altro hai menzionato, e hai fatto bene... un'edizione di Equinozio d'autunno che non ha fatto l'amministrazione comunale, sì, di cui faccio parte, ma non abbiamo alcun problema a dire che l'edizione del 2014 è stata certamente tra le edizioni più importanti, con questa artista di caratura internazionale, tra l'altro l'iniziativa curata dall'amico Salvatore Ambrosino, che saluto. Allora, Equinozio d'autunno negli anni non ha solo trasportato e fatto transitare artisti di caratura internazionale, ma soprattutto ha creato un momento di grande promozione del nostro paese. E nella fase finale, negli ultimi due anni, mi piace ricordare quello che è accaduto al Pianoro di Ciolandrea. Al Pianoro di Ciolandrea, che è stato per noi una destinazione turistica che abbiamo completamente, sì, riportato alla luce. Prima era un luogo quasi esclusivo dei sangiovannesi, sì, adesso è diventato il lungomare di San Giovanni a Pino. Ma è internazionale, ma con il concerto di Vinicio Capossela nel 2019, sì, una nell'anno bellezza in cui purtroppo siamo, come dire, abbiamo dovuto raccontare anche la tragedia di Simone Gauthier, a cui l'anno dopo abbiamo dato la cittadinanza onoraria e purtroppo in suo ricordo, dal momento che non era più con noi. Abbiamo dato la cittadinanza anche alla mamma Delphine Godard, che ci ha raggiunto e ci ha ringraziato per quanto abbiamo fatto in quel momento tristissimo. Ma sì, voglio ricordare a me stesso come anche in un momento triste, tragico, una comunità intera nel periodo di agosto, dall'8 al 18, voglio dire, non era il periodo migliore per un paese che vive di turismo e aveva tutti impegnati, in quel periodo storico tutti, dalla protezione civile ai volontari, alle forze dell'ordine, si sono prodigati per ritrovare quella persona che voglio ricordare oggi a ridosso del Natale, e lo voglio fare perché quello è stato un momento in cui davvero tu ti ritrovi intorno a qualcosa di profondo. Poi l'anno successivo ti ritrovi la madre che ti telefona, ti fa un video e ti manda un contributo in denaro da destinare alla protezione civile per far sì che ci siano sempre più strumenti per l'assistenza. Noi non l'abbiamo ritrovato purtroppo vivo Simone, lo abbiamo ritrovato purtroppo deceduto, ma lo abbiamo ritrovato. Almeno, cioè, abbiamo restituito il corpo, esatto, a una madre fantastica, una donna esile ma di una forza meravigliosa. Quel periodo storico io lo ricordo con grande trasporto emotivo, ma lo abbiamo trasformato in un momento anche, come dire, non positivo assolutamente, ma un momento che ci ha messo tutti insieme con la Francia, con l'Italia, con le forze dell'ordine, un momento di grande solidarietà, ed è quello che, per il quale voglio lasciare voglio dare gli auguri, voglio fare gli auguri a tutti che sia un Natale solidale e che non ci faccia rincorrere cose asfittiche, cose astratte, cose sterili e futili, ma ci faccia badare alle cose
come dire, più concrete, una telefonata a un vicino, un augurio a qualcuno che non vediamo da tanto. Io durante il periodo natalizio approfitto per salutare e telefonare le persone che non sento, le persone che vorrei vedere e che non posso andare a trovare. Lo dico perché ci resta soltanto questo, Gianfranco, ci restano i rapporti, le relazioni, le connessioni, e da questo dobbiamo trasformare i giorni che saranno. Io non credo che il 2022 sarà molto diverso dal 2021, saranno anni complicati, ma anni in cui dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo. Anche questa trasmissione è qualcosa di importante, la capacità di comunicare attraverso il piccolo schermo, il web, la capacità di resistere di emittenti come Cilento TV, come Opera, è questo che ci deve ritornare a fare unire. L'equinozio d'autunno era quello e sarà questo. Sono stati anni in cui abbiamo portato il concerto all'alba, il concerto a mezzanotte, il concerto di Ludovica Einaudi al piano di Ciolandrea. È inutile stare qui a fare l'elenco, i nostri sono territori che debbono soltanto... E lo farete ancora, chiaramente. Assolutamente, stiamo lavorando all'edizione, ci sta lavorando il sindaco in primo luogo e Don Gianni Cidro, Don Gianni, che è lui poi. Che è il direttore artistico di questa manifestazione, di questa rassegna. Consentimi di fare un augurio agli amici di Camerota, di Lentiscosa, di Licusati e di Maria di Camerota, ma anche del Cilento, perché Cilento TV è la televisione del Cilento e quindi sarebbe più difficile farla a 158 comuni della provincia di Salerno. Mi limito agli amici che sono tantissimi del comune di Camerota. Io, è inutile dire, io sono, come dire, mi sento a casa, io sono veramente a casa, esatto. A Camerota, conosco praticamente tutti e mi fa solo piacere ritornarci. Ti ringrazio per questo spazio che hai condotto e ti ringrazio anche per averlo chiamato così. Ribadisco, il pensiero oggi è la vera rivoluzione, perché siamo nell'epoca della comunicazione sfrenata in cui non si, come dire, approfondisce. Varrebbe la pena approfondire un po' di più il pensiero. Allora, io mi unisco agli auguri di Pasquale e faccio gli auguri a Pasquale, a tutti i telespettatori di Cilento TV, e arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso. Arrivederci.